chi lo sa. Andiamo a vedere adesso il prossimo match in programma. Terzo incontro, categoria 87 kg, con 38 combattimenti in attivo e 31 vittorie. Vittorio Germano, il guerriero partenopeo. Vittorio Germano, Vittorio di Mugnano, classe 85, della Combat Team Alassio, allenato da Alessandro De Blasi. 38 match, 31 vittorie, 7 pareggi, quindi imbattuto, contro Michele Mastro Matteo di Torino, classe 91, della Thai Box Torino, allenato anche dall'organizzatore dell'evento Carlo Barbuto, meno esperienza. 17 match con 14 vittorie e appena 3 sconfitte. Siamo negli 87 kg, anche questa è una categoria di peso particolarmente interessante. Nella prima parte abbiamo visto meno 94 Danilenko contro Zobko. È stato un match davvero molto interessante, molto bello. Due atleti veloci a dispetto del peso. Ecco entrare Vittorio Germano, che fa parte delle forze dell'ordine. Sono entrambi allenati da validissimi tecnici, Carlo Barbuto e Alessandro De Blasi. Campione italiano della Fight One, Vittorio Germano. Vittorio Germano! Tra poco vedremo l'ingresso di Michele Mastro Matteo, che abbiamo detto ha praticamente la metà degli incontri di Germano Fabrizio, ma anche lui è un osso duro. Osso duro e soprattutto, Andrea, se Carlo Barbuto ha valutato l'incontro, ovviamente sa che il suo atleta potrebbe comunque disputare un valido incontro contro Germano e ha deciso quindi di portarlo e di schierarlo contro Germano. Ecco qui l'ingresso di Michele Mastro Matteo. Apparentemente meno strutturato di Germano. Michele Mastro Matteo! Ma gambe molto solide. Arbitra, ci sono sei anni di differenza tra i due. Controllo di guantoni, paradenti. Tranquillo, tranquillo. Fatti togliere la maglietta, per favore. Eccolo l'angolo di Germano. Sono comunque entrambi ben preparati atleticamente. Germano, come hai già sottolineato, si è sempre fatto della sua fisicità una delle sue armi migliori. Sappiamo, conosciamo meno Mastro Matteo, ma come ho detto sono certo che abbia le qualità tecniche per poter disputare un bel match. Germano sappiamo che è un ottimo atleta per quel che riguarda anche la gestione poi del clinch, delle fasi inattive, molto bravo a cogliere e a lavorare in tutte le fasi di un incontro, lo rendono un atleta completo dai colpi potenti e carichi. Primo round tra Germano e Mastro Matteo. Ricordo che Germano, pantaloncini azzurri. Ed è cambiato anche l'arbitro dell'incontro, che è il signor Roberto Geri. Subito un match d'attacco per Germano. Germano sembra quasi cercare, Fabrizio, la soluzione anticipata. Vuole andare dentro, sta cercando di afferrare l'avversario, non deve però esporsi, perché abbiamo visto che Mastro Matteo ha una buona scherma pugilistica, molto ben impostato. Adesso buona la combinazione risponde da parte di Mastro Matteo. Sì, esatto, chiuso Mastro le corde Matteo. Germano non deve partire troppo sicuro. Ora un bel high kick da parte di Germano,
che ha sfiorato il capo di Mastro Matteo, poi è stato sbilanciato. Sotto sopra lavora molto bene Mastro Matteo, carico. Quindi Mastro Matteo ha ripreso le misure a Germano e adesso risponde bene con questo 1-2. Più alto, anche se non di molto, Germano. Però abbassa, alza troppo la testa Germano e abbassa la guardia. Questo è un problema perché nel tentativo di afferrare ovviamente Mastro Matteo va a incassare dei colpi durissimi di braccia. Come molto questo. Bravo Mastro Matteo. Sì, il destro di Mastro Matteo fa male, l'ha portato in maniera precisa, adesso fa partire le gambe Germano con questo middle kick. Era partito molto forte Germano, Mastro Matteo dopo un attimo ha preso le misure e adesso colpisce bene, colpi di incontro da una parte e dall'altra, match molto vivace sin dalla prima ripresa. Se continua così non finisce certamente i punti. Assolutamente d'accordo con te, tra l'altro come vedete un Mastro Matteo che si sta dimostrando veramente una sorpresa. Ora vedremo se l'esperienza di Germano gli permetteranno di arginare questo atleta. Adesso il destro di Mastro Matteo, si è scomposto Germano. Bello questo high kick di Germano, caricato benissimo. Ora il diretto potente di Mastro Matteo e si chiude questa prima ripresa. Prima ripresa sostanzialmente equilibrata in cui però ho preferito Mastro Matteo, se devo dirti il mio punto di vista. È risultato davvero un atleta valido fino a questo momento e l'esperienza di atleti come Germano ovviamente escono poi sulla distanza, anche perché ha iniziato ad esempio a calibrare l'high kick, il calcio al volto Germano in questa chiusura di round, quindi il secondo round sarà sicuramente disputato in maniera diversa. Germano era partito forte, come hai fatto notare tu subito ad inizio di match, poi ha preso le misure Mastro Matteo al suo avversario e quindi le cose sono andate a livellarsi un po'. Vedete i colpi di braccia di Mastro Matteo a segno e qui il tentativo di high kick da parte di Germano e di nuovi diretti. Comincia il secondo round. Ancora scontro durissimo tra i due, ricordiamo siamo nella categoria degli 87 kg. Tentativo di pugno girato da parte di Germano. Ha sfiorato solo di poco il volto di Mastro Matteo, che altrimenti se la sarebbe davvero vista brutta, il colpo era carichissimo. Questo Andrea è quel momento del match in cui bisogna cambiare marcia o da un lato o dall'altro, questo è quel momento in cui nessuno dei due riesce a fare quel passo in avanti e il primo che lo fa può fare veramente la differenza. Sono adesso quei momenti Germano, quasi sì, è una fase quasi di stasi, ma esatto. C'è stato il bel diretto destro da parte di Germano che però poi non ha proseguito l'azione.
ancora tentativo di pugno girato e buono anche l'1-2 adesso di Germano, ma nuovamente ora di risposta Mastro Matteo. Germano cerca di andare alla caccia di Mastro Matteo. Sempre Germano in attacco. Tentativo di ginocchio saltato, ma niente da fare. Ed è buono per ora. Mastro Matteo reagisce bene. Il colpo di braccia in difficoltà ora in chiusura di round. Germano, due colpi durissimi incassati dal guerriero partenopeo, si chiude questo round. Quindi Mastro Matteo ha proprio delle risorse che possono rivelarsi improvvise e importanti in chiusura di round. Riesce a tenere queste energie Fabrizio? Ha sorpreso Germano, che pure aveva condotto in attacco l'ultima fase del round. Assolutamente sì, poi è riuscito a incrociarlo in un paio di situazioni e lì si è visto un Germano in difficoltà, che ha arretrato ed è poi andato a difendere alle corde ovviamente i colpi di Mastro Matteo, che si stavano facendo sempre più incessanti. Ricordiamo che Germano ha imbattuto 31 vittorie e 7 pareggi, mentre Mastro Matteo ha conosciuto 3 volte la sconfitta, ma comunque è un bravo combattente, davvero valido. Terza ripresa. Ultima ripresa. Subito tentativo di pugno girato da parte di Germano. Adesso vediamo se Germano vuole accelerare come ha fatto negli altri due round, almeno all'inizio, oppure lascia l'iniziativa in parte a Mastro Matteo, che viene in avanti. Fabrizio, tentativo di pugno saltato da parte di Germano. Bene adesso Mastro Matteo. Era caduto il paradenti a Germano, sì. Mastro Matteo è l'allievo di Carlo Barbuto. Buoni ora i colpi di Germano, che carica bene anche il destro. Chiedono a Germano di chiudere ovviamente alle corde Mastro Matteo, per andare ovviamente poi a lavorare con colpi di interdizione. Buono il lavoro ora di Germano, un po' prevedibile questo high kick. Mastro Matteo sembra poter controllare comunque la grande pressione di Germano, anche se finora non ha dato grandi risposte. Fa partire le ginocchia Germano. Sembra molto stanco Mastro Matteo. Ha
Hanno speso molto Andrea nel corso di queste tre riprese e stanno a mio parere puntando proprio tutto veramente sulle fasi poi di incontro e sulla breve distanza. Ancora Germano in avanti, bene, anche con l'high che c'entra Mastro Matteo. Dovessimo giudicare dalla caparbietà, ecco, vola ancora vola di nuovo il paradenti a Germano e sono secondi preziosissimi questi, perché davvero si può recuperare qualcosa. E termina il terzo round, il match, e direi che è stato un match molto leale tra i due, molto sportivo. Ma cosa verrà premiato? La capacità dei colpi d'incontro da parte di Mastro Matteo o la voglia di andare sempre in attacco da parte di Vittorio Germano, Fabrizio? È difficile, Andrea, una lettura non facile di questo incontro. Personalmente credo che Germano abbia poi nel corso dell'incontro trovato il bandolo della matassa, match che non si è dimostrato assolutamente facile per lui. È andato un po' calando Mastro Matteo nel corso della terza ripresa e questo ha sicuramente un peso. Vedremo la lettura dei giudici. Personalmente mi è piaciuto comunque questo giovane, lo ritengo molto preparato, direi ci potrebbero essere gli estremi anche per un pari, quindi o un pari o uno Germano personalmente. Intanto ringrazio per l'assistenza e la sincronizzazione Stefano Sollecchia. Dopo la lettura del verdetto daremo la linea allo studio. E vince per maggiori, maggiority, quindi sì, a maggioranza. All'angolo rosso Michele. E vince invece, vince, viene premiato Mastro, vince Matteo. Mastro Matteo. Vince Mastro Matteo. Grazie a Fabrizio Spano per il commento tecnico. Si chiude così questa bellissima edizione di Thai Box Mania. Linea allo studio.